Mercoledì 10 febbraio 2021, ben trovati. Oggi è il giorno del ricordo. È stato istituito nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe e ricordare il dramma dell'esodo giuliano-dalmata. Si è scelto questa data perché nel 1947, proprio come oggi, furono firmati i trattati di Parigi che, tra le altre cose, assegnavano alla ormai ex Jugoslavia i territori dell'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte del Venezia Giulia. Sono diverse le iniziative che vengono programmate a livello istituzionale anche in Trentino e questo breve collegamento fa parte di queste. Coinvolgono il mondo della scuola, il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni in generale e proprio pochi minuti fa qui al Palazzo della Provincia si è svolta una cerimonia della quale daremo conto durante il nostro collegamento. Ma iniziamo con la storia. Che cosa sono state e che cosa rappresentano a tutt'oggi le foibe? Ci facciamo aiutare da Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino. Sentiamo. Con i termini foibe si indicano le profonde cavità carsiche che caratterizzano la zona, che caratterizzano la regione. E proprio in quelle cavità carsiche vengono gettati i corpi per finalità di occultamento di molti oppositori, di molti nemici, tra i quali anche gli italiani, ma non solo gli italiani. Le foibe rappresentano un luogo, come dire, particolarmente evocativo perché comportano la sparizione appunto del corpo e generano di conseguenza una pressione psicologica e una paura ulteriori. È difficile accertare il numero delle vittime. Delle stime sufficientemente documentate parlano di 4.000 persone che perirono e verranno fatte sparire appunto nelle foibe. Altre stime parlano di 10.000 persone. Si tratta, come dire, di un calcolo difficile da determinare, numeri tra l'altro che continuano un po' a dividere e a fare discutere gli storici e che però non tolgono sostanzialmente importanza alla motivazione e alla logica di quello che è avvenuto in quel periodo. E la logica e quello che è avvenuto in quel periodo è sostanzialmente un'azione voluta, programmata, che si alimenta di tre motivazioni sostanziali. La prima motivazione è una motivazione di carattere nazionale, di carattere etnico. A venir colpiti, non solamente gli italiani ovviamente, ma a venir colpiti sono gli italiani che rappresentano lo Stato, che rappresentano la classe dirigente, che rappresentano una testimonianza appunto di cultura e di appartenenza all'italianità. La seconda motivazione è una motivazione che potremmo dire più ideologica, è la matrice antifascista della violenza. Gli italiani sono stati e sono identificati per essere, come dire, l'espressione appunto del fascismo di confine, delle politiche antislave, di coloro che hanno ideologicamente appunto condotto la loro battaglia e le loro azioni in quella terra e di conseguenza la violenza individua nei fascisti un elemento fondamentale, un nemico da battere. La terza componente è una violenza di carattere sociale. Gli italiani sono anche dei nemici di classe perché appartengono alle classi economiche che controllano l'economia, che dominano l'economia e di conseguenza in quella violenza c'è anche un'idea di liberazione e di riscatto sociale. L'esodo degli istriani, dalmati e fiumani è stimato attorno alle 300.000 persone. Anche lì i numeri sono difficili da accertare in modo definitivo, ma si tratta proprio di un esodo che svuota sostanzialmente molte città e le principali località abitate dagli italiani.
Drammi atroci che segnano ancora le vicende personali ed intime di tantissime famiglie, come traspare ancora dalla toccante testimonianza di Zeffirino Girardelli, tratta dal video Volti di un esodo, curato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino nell'ambito del progetto Memoria per il Trentino. Ascoltiamola. '43, 16 del 6, verso sera, alle ore 18 diciamo, era già un po' buio perché era in novembre, e io ero lì piccolino, mi ricordo che giocavo, e la madre, insomma, era lì che faceva la cena, e questi qua si sentiva solo gridare il nome del mio padre, no? Perché mio padre prima è andato a chiudere le finestre dell'ufficio del municipio, siccome era vice sindaco anche in paese. E si vede che lì è stato un po' seguito, stavano attenti al colpo. Quando che lui era dentro nell'ufficio, lo hanno preso, aveva un trench di quei sade di pioggia, no? L'hanno capovolto per coprire la faccia in tre individui, hanno trascinato giù, vicino dopo dove l'abitazione, appunto noi sentivamo aiuto, che lui gridava aiuto, non mio padre, no? Però non poteva fare niente perché... E allora sono venuti giù in piazza, e lì lo hanno... fatto tacere, uno l'ha preso il fucile e l'ha dato sulla testa. E dopo, io ero piccolino, ecco, mi emoziono un po' perché... Ecco, e mia madre mi ha preso e sono spariti nel buio. No, basta. La partenza dei Giuliano Dalmati coinvolge circa 300.000 persone. Tra il 1944 e il 1954 è l'intera comunità nazionale che lascia i paesi e le città dove erano nati e vissuti tantissimi concittadini. Molti di questi trovarono riparo in Italia, ma tanti altri emigrarono nelle Americhe e in Australia. A questo proposito ascoltiamo un'altra testimonianza, Anna Maria Marcozzi Keller. Con il 10 febbraio del 47 si stabilisce che comunque Pola passava alla Jugoslavia. E allora abbiamo dovuto andare via, sia perché le violenze dei titini, noi li chiamavamo, continuavano, sia perché non c'era futuro per noi, non esisteva possibilità di continuare a fare quella che era la nostra vita di sempre. Cambiava lo Stato, ma cambiava anche l'impostazione economico-politica dello Stato. E quindi la popolazione italiana di Pola, la Pola era una città abitata da circa 32.000 abitanti, decide di andarsene. Viene allestita, attrezzata una nave, più navi, era la motonave Pola, la motonave Toscana. Il dovere di ricordare dunque è fondamentale, mano a mano che i testimoni diretti di queste atrocità vengono a mancare. Diventa sempre più importante dunque veicolare la memoria. Anche le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte. Oggi, in sala De Pero, il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha consegnato il sigillo dell'Aquila di San Venceslao all'Associazione Nazionale Venezia, Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Trento. Erano presenti diverse autorità, il presidente del Consiglio Casvalder, gli assessori Bisesti e Spinelli, il sindaco Ianeselli, il vicario Don Saiani e il commissario del governo Sandro Lombardi e molti altri rappresentanti istituzionali. A ritirare il sigillo è il presidente dell'associazione Roberto De Bernardis. Questa è la motivazione. Per l'impegno instancabile, profuso, affinché vengano ricordate le vittime delle foibe e le sofferenze degli esuli istriani, dalmati e fiumani, in particolare coloro tra gli esuli che si trasferirono nell'immediato dopoguerra in Trentino. Del significato di questo momento ci parlano il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e Roberto De Bernardis, appunto in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Oggi conferiamo l'Aquila di San Venceslao all'Associazione Venezia Giulia
e Dalmazia durante la giornata del ricordo, dove vogliamo fortemente continuare a non far dimenticare ciò che è accaduto durante il regime comunista di Tito per la popolazione italiana. E nel 2004 è stata istituita questa giornata dal Parlamento nazionale. Vogliamo fortemente crederci anche come provincia autonoma di Trento. Prima di tutto ringrazio la provincia autonoma di Trento per averci dato questo riconoscimento, che è il sigillo della provincia, che è un riconoscimento importante, non viene dato a tutti, e quindi è un riconoscimento in qualche modo di una storia, che vuol dire che vogliamo condividere, la provincia vuol condividere con tutta la popolazione del Trentino questa storia del confine orientale, dei tanti esuli che poi sono venuti anche nel Trentino, al campo profughi del Follone a Rovereto, che si sono insediati nel Trentino, che hanno collaborato a promuovere e sviluppare anche questa nostra terra. Il tema del 10 febbraio è un tema che ricorre e ha bisogno di essere ricordato, perché quello che è successo sul confine orientale è emblematico di cosa significa il nazionalismo associato all'ideologia comunista, fascista e allo scontro ideologico, e a cosa significa questo nella disumanizzare qualunque relazione. E quindi la brutalità delle foibe, la brutalità dei morti, la brutalità dell'esodo, la lacerazione di una comunità e di intere famiglie è oggi in qualche modo riconosciuto ed è diventato patrimonio comune. Noi speriamo che questo possa servire perché la storia non si ripeta e perché ci sia una società migliore e sappia coltivare le relazioni e il rispetto della dignità umana. Rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe è un impegno sancito anche dal Parlamento italiano, che il Trentino porta avanti con grande convinzione. Questa mattina l'assessore all'istruzione della provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti, ha partecipato a un incontro, le modalità Covid impongono iniziative online, ma comunque sempre molto significative, un incontro della consulta provinciale per gli studenti, organizzato per commemorare le vittime delle foibe. L'assessore ha proposto, al pari del giorno della memoria, l'organizzazione di viaggi sui luoghi dei massacri. A riguardo c'è un progetto realizzato con la Fondazione Museo Storico di Trento e le associazioni del territorio per organizzare appunto dei viaggi verso il nord orientale, così da consentire alle nuove generazioni di confrontarsi in prima persona con la storia. Le immagini che abbiamo visto si riferiscono a un'iniziativa analoga che si è svolta lo scorso anno a Bassovizza. È con questo impegno dunque che punta a coinvolgere le nuove generazioni a tramandare negli anni a venire la memoria che ci lasciamo, augurandovi un buon proseguimento di serata e anche dei momenti di riflessione su questi fatti. Grazie per averci seguito. Al prossimo collegamento. Arrivederci.